Ciao raga, sono Valentina Lattanzi e benvenuti in un mio nuovo video. Come state? Oggi io e Franci stiamo andando in un posto stupendo. Ieri sera mica mi fa amore, ma domani se andassimo all'acquario di Genova ti piacerebbe? L'ho guardato con gli occhioni così e infatti sono troppo contenta. Allora, sì, amore, a parte che non facevamo niente da tantissimo perché eravamo in Tra quarantena. Covid, mica Covid, lavoro, non c'era mai Mamma mia, tempo. Franci non è mai andata all'acquario, mentre io, Da piccolo. ai tempi dell'oratorio, ma tu scusa, mica venivi all'oratorio con me? Ma non ci sono mai andato. Veramente? Comunque adesso abbiamo appena finito di mangiare e niente, ci abbiamo, andiamo. Amore, sono tanto tanto felice. Come bambini. Eh sì, ma state scherzando, all'acquario di Genova, che poi ho letto su internet che è tipo uno dei più grandi di... non ho letto tutto, Ah, scusami. allora, hai Cioè, ho... letto solo l'anteprima. ho letto metà, ho questo brutto vizio, eh. Comunque adesso saliamo in macchina e andiamo. Guardate che tempo, ma fino a un secondo fa c'era il sole. Raga, siamo arrivati a Genova e Franci ha appena sbagliato strada. Bravo, amore! Raga, ecco lì c'è la nostra nave, non ve l'ho detto. Dopo dobbiamo partire. No, ehi, spostati. Scusami. Qual è la nostra destinazione? Giamaica. Giamaica, dici? Io direi più Bahamas. Abbiamo sbagliato ancora strada, mi viene troppo da ridere, è già la seconda volta. Stiamo parcheggiando. Comunque prima siamo passati sopra questo ponte e si vedeva questa nave, guardate che bella. Si può visitare, eh. Però è ferma, vedete? Non potete capire, il tempo fa schifo, ma sapete qual è il nostro problema? Che ogni volta che noi veniamo in Liguria portiamo il maltempo, anche d'estate. Ogni volta che venivamo qui o pioveva o era nuvoloso oppure non potevamo fare il bagno perché faceva freddo. Siamo sfigati. Eccoci arrivati. Entriamo fra mezz'ora perché abbiamo preso i biglietti su internet e quindi niente, il nostro ingresso è alle 2. No, ma non è fondata. Ma scusami, è questo? È fondata. Raga, siamo appena entrati. All'inizio c'è questa stanza, il pianeta blu. Amore, sono troppo felice. Quello sei tu, amore. Sono una bambina felice. Amore, è troppo bella. Questa è la vasca dei cavallucci marini. Guardate come si muovono. Oddio, poverina, che ha bocca un po' storta, magari un po' vecchia, no? Non vi ricorda il pesce di Nemo? Quello cattivissimo che sta negli abissi. Pesce vipera. Qui ne abbiamo un'altra di vipera. E qui chi è che c'è? Gli squali, in teoria. Gli squali. C'è pure... Oh, amore! Cos'è questo? Questa vasca è gigante. Qui abbiamo gli squali. Cioè lo squalo zebra. Thank you.
Mentre questa è la vasca dei piranha. Sono questi. Sono un po' d'oro, ma che carini. Comunque raga, quelli piccolini ce li avevo nell'acquario a casa mia, sapete? Eccola! Questa è la vasca delle foche. Sono foche? Bambini miei, sono bellissimi. Guarda lì sotto. Raga, guardate, c'è pure questa vasca esterna. Stanno dando da mangiare ai delfini. C'è Luna, che lei? Sì, lei l'ho riconosciuta prima. Poi no. C'è Betty, nata nell'82. Alfa. Ah, è giovane lei, Goccia. E poi c'è l'Apo. C'è anche la vasca tattile. Qui invece abbiamo il ghiozzo rasposo e l'ortica di mare. Questa è l'ortica, guardate che bella! E il ghiozzo di mare però è là dietro, non si fa vedere. Guardate quanto sono grandi questi. E qua siamo arrivati a vedere la vasca di Nemo. Guardate quanti ce ne sono. Pienissimo, guardate, adesso gli è andato pure da mangiare alla fuga. Ma è pieno. Questa è la vasca dei delfini. Vi ricordate che prima ve li abbiamo fatti vedere da sopra? Che da sopra gli davano da mangiare. Siamo arrivati nella parte dove ci sono le meduse, guardate. Queste sono tutte meduse piccoline che poi diventano grandi. Raga, siamo appena usciti dall'acquario di Genova, è stato bellissimo. Scusate se non sono stata molto presente in video, solo che vabbè, c'erano altre cose più belle da riprendere. E adesso non sappiamo che cosa fare, sono tipo le 5 qualcosa e non sappiamo dove andare. Comunque, voi siete mai state all'acquario di Genova? Io soltanto una volta quando ero piccolina, ma non mi ricordavo niente di niente. Io mai. Franci invece andato. Mai. Bello. Però bellissimo. Sì. Raga, alla fine stiamo tornando verso casa, perché in realtà stavamo cercando una focacceria, ma è tutto chiuso. Io volevo la focaccia genovese. E quindi niente, alla fine andiamo a mangiare sushi in un posto nuovo. Dobbiamo ancora decidere dove andare, però naturalmente. Vabbè, abbiamo un'ora e mezza di strada per deciderci. Visto che io sono l'indecisione in persona, meno male che ho tanto tempo per decidere. Un po' sistemando la faccia perché ero un po' conciata, perché siamo in giro da stamattina. Invece mi sono specchiata, adesso stiamo andando al ristorante, sono orribile. Siamo arrivati al ristorante. Guardate che carino il nostro privé.
solo che non è che è proprio privé, perché io vedo gli altri. Comunque molto carino questo posto, guardate. Bello, vero? E anche dall'altra parte è tutto oro. Stiamo scegliendo che cosa prendere per ora. Abbiamo scelto di prendere tutte queste cose. Devo assaggiare polpette di gambero. Polpette di gambero, quali sono? 150. No, no. Secondo me sono buone. Dici, tu se le prendi te ne rubo una. Ne sono tre, dai, che vediamo. Ok, gliene rubo una. Buon appetito. È arrivato il primo piatto. Di qualcosa di bello ai nostri amici. Che oggi per la prima volta ho visto i pinguini. Che tenero. Non li avevo mai visti dal vivo. Io sì, da piccolina, però non è che me li ricordavo. Ehi, ti vedo. No, non riesco. Sfigato, è mio. Guarda che tutti questi sono miei, eh. Lo so. E anche quello. E anche questi. E questo. C'è il cameriere. Ha le scarpe che scricchionano tantissimo, ma tipo lo senti da lontano un chilometro che sta arrivando, perché fanno tipo. Abbiamo finito di mangiare, raga. Sono cotta e sono sazissima. Franci invece disegna. Ti sto modificando l'insegno. Adesso usciamo dal ristorante e andiamo a prendere la fessacchiotta, perché oggi Chloe è rimasta tutto il giorno con i nonni. Chissà se avrà fatto la brava. La nonna mi ha detto di sì, la mamma di Franci, eh. Ciao amore mio, permesso. Ciao, vieni qui, ciao. La mamma. Sì, mi sei mancata amore. Oggi abbiamo visto i pesciolini, lo sai? Lei è stata qua dai nonni. Ha fatto la brava. Andiamo. Ecco la fessacchiottina. Dove è andato il papi? Sì, andiamo. Che freddo. E adesso si torna a casa. La nostra giornata si è conclusa. Abbiamo preso la nostra bimba. Ciao patata, che mi è mancata. Che mi è mancata tantissimo. Con i nonni è stata bene, anche perché loro hanno il giardino, quindi ha corso. Oggi il fratello di Franci l'ha portata al parco. E quindi siamo stati tranquilli perché era in buona compagnia. Comunque io adesso vi mando un bacione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero anche che l'acquario di Genova vi sia piaciuto. Voglio anche a me è piaciuto un sacco. Esatto, voglio anche sapere se voglio sapere anche se ci siete mai stati. Noi magari un giorno ci ritorneremo, perché è troppo bello. Adesso andiamo a casa e nanna. Ciao raga. Ciao. Ciao.